incredibile colpo di scena quello che è avvenuto durante l'ultima riunione della Federazione Ciclistica Italiana. Che cosa è successo? La signora Gimondi, vicepresidente federale, dà le dimissioni a seguito di chiarimenti sull'avvenuta transazione di 106.000 euro alla società irlandese di intermediazione, cioè veniva usata questa società per cercare nuovi sponsor del valore di 106.000 euro. Il problema è che questa società ha detto di non avere mai avuto rapporti con la Federazione Ciclistica Italiana e allo stesso tempo di non aver nemmeno mai ricevuti i 106.000 euro. Sono volati gli stracci, ma cosa più grave è a chi sono andati questi 106.000 euro?